Ciao, tifosi rossoneri, amici di The Play e benvenuti all'ennesima rubrica The Mental Coach. Come sempre, se questo video vi piace, mettete un bel like alla fine del video stesso, ma soprattutto iscrivetevi al canale, è importante per rimanere aggiornati con l'unica pagina che non solo dà voce realmente ai tifosi, ma che lo fa in maniera non convenzionale. Quindi, che dire, siamo pronti ad analizzare la partita che abbiamo appena terminato praticamente di giocare con la Juve, anche se siamo già nella vigilia di una partita ancora più importante, paradossalmente, che quella col Venezia. Allora, analizziamo a livello mentale che cosa è stato questi 90 minuti, di cui 48 effettivi, come diceva Mister Pioli, contro la Juventus. Beh, sicuramente se c'è una cosa che mi ha particolarmente colpito a inizio partita, ma in negativo, è il fatto che secondo me la squadra è entrata in campo con un pizzico di presunzione, ovvero il fatto di aver giocato una partita comunque importante a Liverpool e aver messo comunque il Liverpool in difficoltà in quei 10 minuti e vedendo un po' l'andamento della Juve, sentendosi un pochino anche più spensierati, essendo comunque il nostro un gruppo abbastanza giovane, secondo me siamo entrati in campo un pochino leggeri. Infatti le prime giocate sono state molto particolari, abbiamo visto anche Brian Diaz su Locatelli, Leao all'inizio no, sembravano che volessero divertirsi, quasi schernire la Juve. Poi però lì è venuto fuori l'errore, perché poi quell'errore ci ha tagliato le gambe, un errore di superficialità, un errore di scarsa concentrazione, come ultimamente ogni tanto ci sta capitando e dobbiamo stare attenti. Quindi è importante capire che da quel momento in poi la partita è un po' cambiata, perché la Juve ovviamente ha preso fiducia e noi abbiamo sentito il contraccolpo. Perché? Perché quando ti autocrei il problema e poi c'è il senso di colpa, e quindi il senso di colpa alle volte ti può inibire. Grazie a Dio, strada facendo, ho visto una squadra che ha reagito, probabilmente anche il fatto che Pioli riesce a tenere il gruppo equilibrato attraverso una comunicazione comunque che non disdegna i complimenti, come a volte anche le critiche, ma lo fa sempre in una maniera tale da creare quel coinvolgimento, e questo ci ha portato secondo me a uscire alla lunga, e poi le qualità sono venute fuori. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato Maldini, quando a fine serata, a fine partita, ha aspettato uno ad uno tutti i giocatori per abbracciarli, per fargli complimenti, alcuni con le parole, alcuni con lo sguardo. Si sa, non si può non comunicare, a volte il linguaggio del corpo e la gestualità e gli occhi parlano più delle parole stesse, che alla fine incidono veramente molto poco, circa il 7% le parole che pronunciamo. Quindi questo cosa vuol dire? Che il gruppo c'è, che la squadra c'è, purtroppo ci sono anche gli infortuni, vabbè, ma non è il mio compito, quindi non ne parlo. Quindi, come arriveremo alla partita col Venezia? Beh, sicuramente arriveremo carichi, purtroppo incerottati, ma sono sicuro che la squadra riuscirà, stringendo i denti, a fare un'altra ennesima partita. State attenti, quando la squadra entra in campo, già dal riscaldamento, a guardare la postura del corpo, gli occhi e come comunicato tra di loro, perché anche se magari non siete esperti del settore, però posso garantirvi che alcune cose le percepite a pelle. Perché? Perché non si può non comunicare. Quindi, forza Mila, mettete like al video se vi è piaciuto, se avete delle domande fatele all'interno del box sottostante, scrivete, perché posso rispondervi, come può rispondervi anche Alessandro, quindi fateci tutte le domande che volete, interagite. Perché? Perché siamo tutti milanisti, abbiamo tutti una grande passione, ovvero il Milan e i colori rosso e neri. Ciao ragazzi e buon proseguimento!